In questo video vi propongo un itinerario cicloturistico attorno al campo trincerato di Mestre, una serie di forti che sono stati costituiti nell'Ottocento in particolare e che dovevano servire per difendersi. E poi durante la Prima Guerra Mondiale furono abbandonati perché ci si rese conto che il loro risultato non sarebbe stato quello voluto. Oggi però sono aree naturalistiche e si possono fare delle visite all'interno di alcuni di essi e sono anche centri di eventi culturali. Cominciamo da Mira e con il primo forte che incontriamo, cioè Forte Poerio. Forte Poerio è stato l'ultimo di quelli costruiti ed è stato terminato proprio all'inizio della Prima Guerra Mondiale. È uno dei forti che non si può visitare all'interno, ma che propongono delle aree naturalistiche attorno ad esso ed anche la possibilità di fare delle giornate di benessere nel suo parco. Sono strutture abbastanza comuni e simili per i forti che andremo a visitare oggi. Attraverso piste ciclabili ben realizzate o attraverso alcune strade poco trafficate, abbiamo raggiunto Forte Gazzera. A questo punto possiamo vedere la collinetta su cui è realizzato Forte Gazzera e tutta la zona circostante libera ancora da abitazioni che contraddistingueva questa parte di territorio. Forte Gazzera, un forte che si può visitare se accompagnati dal personale addetto, uno dei meglio conservati della parte trincerata di Mestre. Percorriamo la pista ciclabile che ci porta fino a Forte Mezzacapo, attraverso campi di radicchio e attraverso un bel boschetto, o meglio, una fascia arborata di qualche decina di metri. Eccoci giunti a Forte Mezzacapo, uno dei forti anche questo ben tenuto e dove si svolgono diverse manifestazioni. Andiamo a visitarlo. Come si capisce dalle scritte ancora impresse sui muri di Forte Mezzacapo, il campo trincerato di Mestre è stato utilizzato soprattutto come polveriera o come caserma, anche dopo la Prima Guerra Mondiale. È stato utilizzato anche per delle mostre artistiche sulla guerra e sulla pace. La struttura esterna con il grande portale di Forte Carpenedo, circondato da un canale di difesa. L'itinerario completo di oggi è di circa 60 km, ma qui a Forte Carpenedo si può sospendere e ritornare al punto di partenza, riducendone notevolmente l'impegno. Sono tutte strade comunque pianeggianti, piste ciclabili o strade poco trafficate. Solo in alcuni punti di poche centinaia di metri occorre stare molto attenti. Costeggiando il Bosco di Mestre e percorrendo una bella strada non asfaltata, ci avviciniamo alla nostra prossima meta. Forte Cosenz è sicuramente la struttura peggio conservata di tutti i forti del campo trincerato di Mestre. In questa struttura le cose meglio conservate sono le garitte. Punto interessante di partenza per visitare la parte meglio strutturata del Bosco di Mestre. Ecco la zona del Bosco di Mestre e questa sulla sinistra la pista ciclabile che ci accompagnerà verso il prossimo forte. Sempre lungo strade poco trafficate, ripartiamo per la nostra prossima meta. Le uniche strutture che si possono vedere del Forte Rossariol sono quelle che si vedono dal cancello, essendo la struttura gestita da una comunità, il Centro Soranzo.
questa doveva essere le condizioni delle campagne attorno ai nostri forti 150-200 anni fa. È chiaro come la visione di chi stava o poteva attaccare questi forti era estremamente chiara. Siamo a fianco dell'aeroporto di Tessera, divisi semplicemente da un canale, e siamo arrivati a Forte Bazzera. Non tutti i forti sono visitabili all'interno, ma tabelle esplicative molto chiare ci raccontano la loro storia. Per chi vuole vedere fotografie o mappe in altra forma, può ottenerli da alcuni siti internet specializzati, indicando Campo Trincerato di Mestre oppure i Forti di Mestre. Sempre attraversando il canale difensivo, ora possiamo entrare a Forte Bazzera. Pur essendo costruite con oltre un secolo di differenza tra le prime e tra le ultime, le strutture sono sempre similari, non hanno grandi differenze. In questo nostro itinerario storico e naturalistico, adesso stiamo fiancheggiando la Laguna di Venezia. La prima struttura ad essere costruita nel campo trincerato di Mestre all'inizio dell'Ottocento fu proprio Forte Marghera. Struttura estremamente complessa, con diverse tipologie di edifici. L'iniziale struttura di Forte Marghera sorge nella località vicino alla laguna, dove c'era il primo centro abitato del paese di Marghera, che fu poi eliminato e portato nell'attuale, proprio per fare spazio a questo forte difensivo. Forte Marghera è collegato, come tutti gli altri che abbiamo visitato, molto bene alle strutture residenziali della città attraverso piste ciclabili e ponti sui canali. È quindi un'esperienza molto interessante visitare queste strutture sia in bicicletta e piano piano anche a piedi. I colori dell'autunno sono magnifici per effettuare questo itinerario cicloturistico. Ci avviciniamo alla fine, andremo adesso a Forte Tron, in località Oriano. Il nostro itinerario si conclude nella zona del Forte Tron, che è aperto solo alcune domeniche al mese. Auguro a tutti quindi una buona gita in bicicletta in queste zone estremamente interessanti sia a livello naturalistico che storico.